La firma parallela è una firma aggiunta allo stesso livello e contenuto di una firma preesistente e viene utilizzata con documenti in formato P7M o PDF. Per iniziare, avvia il software Aruba Sign. Apri la scheda Verifica. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti oppure trascinalo all'interno della schermata. Dal menu in alto, clicca sul pulsante Aggiungi firma. Il sistema non consente di selezionare il formato della firma. In caso di file P7M, la firma parallela verrà apposta in tale formato. Per i file PDF è possibile apporre una firma grafica o una firma invisibile. In caso di firma grafica, nel passaggio successivo posizionala nel punto desiderato del documento e personalizzala dalla finestra Opzioni. Per maggiori dettagli al riguardo, ti consiglio di consultare il tutorial dedicato. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto colonna Documenti firmati è possibile rinominare il file. Clicca su Prosegui e firma per continuare. Al punto 1 clicca sulla freccia e seleziona Firma remota. Al punto 2 inserisci il nome utente e la password della firma remota. Clicca Prosegui. Nella schermata successiva inserisci il codice OTP generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP USB, in base al generatore di OTP che hai acquistato. Clicca Firma per concludere. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato, oppure clicca su Chiudi. Per visualizzarne i dettagli come il certificato e le proprietà della firma, ti basta cliccare sui relativi pulsanti Mostra certificato e Mostra proprietà firma. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, basta utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file, con la differenza che questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione.